La cosa che mi dà fastidio è che quando vedo una pubblicità, a parte vedere modelli e modelle che si rotolano e si mettono in cima alle montagne o si buttano nel vuoto, non mi fanno capire che fragranza è, che modo, che maniera è questa. Cioè, quello che io vorrei è un aiutino. Parliamo di fiori, parliamo di legno, parliamo di qualcos'altro. Cioè, nessuno che ci aiuta. Quando una pubblicità non ha senso, si parla di profumo. Quindi, io sono qui per descrivervele nel dettaglio. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video molto atteso da tutti quelli che amano avere un segreto cioè conoscere quali sono i profumi famosi più particolari, più costosi, più di nicchia e comprarli uguali, identici a un prezzo davvero molto 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 più basso. Infatti torno qui a parlarvi di dupe di profumi, questa rubrica che vi piace davvero tantissimo, che ho ovviamente ripreso perché io sono sempre pronta ad aggiornarmi e ci sono tantissime novità. Vi parlo sempre di Edo perché Edo è un'azienda seria di cui io mi fido. Perché proprio loro creano queste fragranze, perché ricreano le famiglie olfattive delle fragranze più famose in commercio, quelle più vendute, quelle uscite anche di produzione, quindi trovate davvero la fragranza che fa per voi e lo fanno artigianalmente, quindi sono proprio un'azienda italiana, sono bravi, che merita di essere conosciuta e quindi sono qui di nuovo a parlarvene perché ci sono tantissime novità e poi il profumo secondo me è una cosa importantissima nell'aspetto di una persona perché ci va a completare, cioè quando noi entriamo in una stanza ci presentiamo, oltre alla nostra presenza, quindi all'aspetto, all'abbigliamento, al portamento, al modo di esprimerci, quello che resta impresso è anche il profumo. E io nell'analizzare queste fragranze, come mi capita anche quando sono in giro, quando sento un determinato profumo mi ricordo una sensazione, un'emozione, una situazione, persone che non ci sono più, persone che sono state anche poco con noi, però il profumo secondo me è una cosa importante e quando un profumo non è buono, è scarso, è dozzinale, non resta impresso. Quando invece una cosa è particolare, insieme alla nostra immagine c'è anche il nostro profumo ed è importantissimo. L'altro giorno ero con una signora in tribunale e ho detto: "Ma signora, ma che profumo ha?" È uscito fuori che era un profumo proprio stupidissimo, però mi è rimasto impresso e io adesso l'associo a quel profumo, quindi è davvero una cosa importantissima. Quindi ci sono tantissime novità di cui vi devo parlare, tantissimi profumi, ma la cosa bella è che adesso abbiamo anche i profumi per capelli. Io adoro i profumi per capelli, e ci sono di diverse fragranze, ma non tutte quelle che vi dirò, però insomma sul sito trovate tutto. Se aprite il box informazioni, cliccate il link del sito, trovate tutti i prodotti che vi sto analizzando e quelli di cui vi ho già parlato. E un'altra bella novità sono anche le candele profumate. Ce ne sono 4 o 5, se non sbaglio, sono stupende e sono fatte di cera vegetale, cioè hanno una composizione ecocompatibile, oltre a profumare un sacco. Questa mamma, un profumo buonissimo, si sente tantissimo il melograno, ma si sentono anche degli agrumi tipo limone, bergamotto, non lo so. Buonissima, è vetro, lo sentite che è vetro? C'è proprio anche un bel regalo, è stupenda, davvero stupenda, 3 stoppini e anche gli stoppini sono in cotone, all'interno non c'è piombo, quindi non ci sono metalli pesanti che derivano dalla combustione, è ottima. È davvero una candela ottima, io sono malata di Yankee Candle, di Gringle, di tutte le marche sul pianeta e anche queste meritano un posto nella mia collezione di candele perché sono davvero buonissime. E allora, adesso vi parlo subitissimissimo delle novità, ci sono novità più donna che uomo, ma alcuni sono anche unisex, quindi ascoltatemi per bene, analizzeremo anche le famiglie olfattive. Quindi, allora, il primo profumo di cui vi parlo è l'F38, che è il Victor e Rolf Bonbon, quello con la confezione a forma di fiocco, troppo troppo carino, che costa circa 80 euro, cioè è un profumo abbastanza caro ed è uscito nel 2014, quindi comunque si tratta anche di una fragranza abbastanza recente. È un profumo molto molto particolare, con note di caramello, note dolci, agrumate, floreali e legnose. Infatti, come note di testa abbiamo mandarino, arancia e pesca, quindi è davvero molto fruttato. Come note di cuore abbiamo il caramello e come note di base abbiamo i fiori bianchi e anche quest'altra tonalità, diciamo
aspetto più legnoso. È davvero un'ottima fragranza, fragranza logicamente da donna. La seconda fragranza di cui vi parlo è il profumo F20, che è una fragranza femminile del 1999, quindi questa davvero non si trova da nessuna parte, forse online, ma insomma costa pure cara, circa 50 euro per 50 ml, ed è una fragranza molto particolare. Poi questa confezione rossa che ricorda un po' le cassette musicali da mettere nel Walkman, ed è molto particolare anche questa, è molto fresca e floreale ma anche fruttata. Infatti come note di testa abbiamo fresia, pesca e gardenia, come note di cuore abbiamo rosa e gelsomino, e come note di base vaniglia, patchouli e vetiver. Davvero una fragranza buonissima per chi ovviamente la conosce. Poi vi parlo di F27, che è un profumo da 200 euro, perché tra questi profumi che vi sto dicendo ce ne sono alcuni carissimi, anche ce n'è uno da 300 euro, quindi ascoltate bene, che è Amouage Memoir Woman, che è un profumo proprio no di nicchia, di più di tutti quelli che vi ho parlato fino adesso. Sono profumi che vendono solo in alcuni negozi, nemmeno in tutte le profumerie qui da me. Questo profumo non lo conosce nessuno, non esiste, non lo conoscevo nemmeno io, ma l'ho studiato per bene. Particolare, raffinato, e sono veramente sconvolta perché è fatto benissimo. È un profumo balsamico, un profumo speziato, caldo, fumoso, legnoso e cuoioso, che è un termine tipo petaloso. Infatti come note di testa abbiamo pepe rosa, mandarino e assenzio, che si sente un sacco. Come note di cuore abbiamo chiodi di garofano, incenso, gelsomino, rosa e bouquet di fiori bianchi, e come note di base muschio e cuoio. Si sente proprio il cuoio, ma buono, non le ciabatte di pelle, ecco. Veramente buonissimo. E poi un altro profumo costosissimo è l'F36, che è un altro Amouage, ed è l'Amouage Sunshine, che è sempre un profumo da 200 euro del 2014. Questo profumo quindi è abbastanza recente ed è molto particolare. Molto molto particolare, mi piace di più quello di prima, però anche questo è molto buono ed è fruttato, floreale, mandorlato e vanigliato, è un po' più dolce, si sente. Infatti come note di testa abbiamo artemisia, ribes nero e mandorla, e la mandorla si sente. Come note di cuore abbiamo gelsomino, vaniglia e magnolia, e come note di base patchouli, tabacco e ginepro, cioè bellissimo, sconvolta, non sapevo che nei profumi ci potessero essere queste cose. Ora vi parlo di un profumo attesissimo, che è il Narciso Rodriguez Nero, quello con la confezione nera. Questa è una fragranza che è uscita nel 2003 e costa circa sulle 70 euro. Tutti i Narciso Rodriguez sono buonissimi. Prima c'era quello rosa, in questo sito ora c'è anche quello nero, veramente troppo buono, che è un profumo muschiato, floreale e agrumato, davvero buonissimo. Infatti come note di testa abbiamo fiori d'arancio, bergamotto e osmanto. Come note di cuore muschio e ambra, e come note di base vetiver, vaniglia e patchouli. Narciso Rodriguez per me è top. La trovo più una fragranza invernale, però cioè, va sempre bene, ecco, se vi piace. Adesso vi parlo di un altro profumo, che è l'F05, che è un profumo famosissimo, che forse sta uscendo di produzione perché comunque è del 2001, che è il Dolce Gabbana Light Blue, però quello da donna, quindi davvero attesissimo, tantissime di voi lo cercavano. È un profumo super estivo, molto molto fresco, ma proprio molto molto fresco, sa tipo di erba tagliata e fiori e mare, è bellissimo. E infatti è agrumato, legnoso, verde, fresco e fruttato. È un profumo che costa circa 50 euro, quindi comunque ha un bel costo. E come note di testa ha mela, limone di Sicilia, cedro e campanula, quindi è super fresco. Poi come note di cuore ha rosa, bambù e gelsomino. E come note di base ambra e muschio, quindi davvero davvero un'ottima fragranza. Poi abbiamo un'altra fragranza di cui prima vi avevo parlato, però della versione maschile, che è un profumo di Cartier, un profumo molto molto caro, che è il Cartier Le Basier du Dragon, fragranza femminile del 2003, molto particolare. Sono sincera, a me questo non piace per me troppo, davvero troppo, però ha sempre quel fondo di tutti i Basier che ho sentito di Cartier, è davvero
buono comunque questa base, perché poi c'è una cosa che non mi piace, che è la mandorla esagerata. Infatti proprio è mandorlato, legnoso, fruttato, dolce, speziato caldo e balsamico. E come note di testa infatti ha gardenia, mandorla amara ed amaretto, quindi c'è molta mandorla, a me questa cosa non piace. Poi muschio, gelsomino, cedro e rosa come note di cuore, e come note di testa caramello, cioccolato fondente, patchouli e vetiver. Comunque si capisce che è una fragranza molto molto particolare. Adesso invece vi parlo di un profumo davvero troppo troppo famoso, che è l'Hypnose di Lancôme, fragranza femminile del 2005, quindi comunque hanno un po' di tempo, comincia a scarseggiare, anche se ancora è vendutissimo, costa pure circa 50 euro. Questo mi piace, questo l'ho sentito a tante tante signore quando ero bambina, andavo a scuola. È molto buono, adatto secondo me per tutte le stagioni, ed è vanigliato con bouquet di fiori bianchi e anche fruttato, dolce e floreale. Infatti come note di testa abbiamo la passiflora, come note di cuore gelsomino e gardenia, e come note di base vetiver e vaniglia, quindi se lo stava cercando ce l'hanno. Ora attenzione, attenzione, perché questo profumo unisex costa la bellezza di 300 euro e potete averlo a molto molto meno. È un profumo così particolare. Ora vi dico che profumo è. Allora, secondo me è più da uomo, ma una volta indossato, dopo qualche quarto d'ora, così comincia a virare, ognuno sembrerà un'altra cosa, che comunque va bene anche per donne. Cioè è proprio un profumo che non è così bello, così fatto bene, che non c'è né uomo né donna, ed è il Dolce & Gabbana Amber Velvet Sun. Questa è una serie di profumi che io ho visto in aeroporto a Fiumicino, perché qua non li ho trovati, costavano un occhio alla testa, avevano uno stand tutto loro dorato, bellissimo, tipo con la luce divina sopra, solo che anche i tester erano terminati, perché penso che pure i tester costino un po' cari all'azienda e quindi non li assortivano più. Ed è troppo particolare, vi ripeto, costa 300 euro. Cioè, ma come caspita fanno a fare pagare 300 euro un profumo, mi chiedo io. Ma comunque è un profumo balsamico, vanigliato, speziato caldo, dolce e fumoso, e si sente davvero. Infatti come note di testa, e questo si sente tanto, c'è l'ylang ylang che proprio esplode, vaniglia, labdano e bergamotto. Come note di cuore abbiamo sandalo, fumo, coriandolo e pepe, e come note di base c'è un mare di cose, c'è amberwood, patchouli, legno di agar, cannella, mirra, opoponax, che non so cosa sia ma va bene, e fava tonka. Cioè quante cose ci possono essere, tutte queste cose in un profumo? Ebbene sì, molto particolare, molto 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 particolare. Adesso vi parlo di un profumo pure costosissimo, questo costa 200 euro pure, e in confronto sembrano quasi bazzeccole, che è un profumo da uomo, ma cioè è troppo buono. Io amo le fragranze legnose tipo secche, non so come descrivervelo, è una fragranza troppo buona che non ho mai visto da nessuna parte, ma sono contenta di averla conosciuta, che è il New York Oud Bond numero 09, fragranza maschile del 2011, molto buona, stralegnosa e floreale, ma proprio buona, che infatti ha oud rosa e anche speziato caldo, dolce, fruttato e agrumato. Come note di testa zafferano, arancia e prugna, praticamente un'insalata di arance. Poi come note di cuore patchouli, rizoma di iris, legno e rosa, e come note di base muschio, vetiver e miele. Cioè queste gliela voglio spruzzare al mio fidanzato per vedere come gli sta, che lui è restio a cambiare fragranza, ma questa gliela devo fare provare. E poi come ultima fragranza, ma non meno importante, abbiamo un altro profumo molto molto caro che a me fa letteralmente impazzire, adesso me lo spruzzerò, che costa 150 euro, proprio sembra gratis questo in confronto, che è un'esplosione di freschezza e di agrumi, che è il Tom Ford Mandarino di Amalfi. Questo è una droga, anche questo l'avevo visto in profumeria, sempre nel reparto profumi da persone, cioè il reparto profumi per poveri, il reparto profumi per persone ricche, e quello infatti era molto più figo. Cioè mamma che buono, sento erba tagliata, è come rotolarsi in un prato di Amalfi, secondo me è una cosa bellissima. Erba tagliata, pompelmo, mandarino, ce li sento proprio subito, ma anche fiori. Ah, questo me lo devo comprare, sa proprio di estate, ve lo straconsiglio. Infatti è agrumato, aromatico,
verde speziato fresco, bouquet di fiori bianchi, è una cosa meravigliosa. Come note di testa abbiamo dragoncello, menta, ribesnero, pompelmo, limone e basilico, praticamente un'insalata. Poi come note di cuore c'è pepe nero, coriandolo, fiore d'arancio, salvia e gelsomino, e come note di base vetiver, muschio, ambra, labdano e zibetto. Non so cosa siano questi due, ma va bene, cioè è... Oh, troppo buono, ve lo straconsiglio. Quindi questo era quanto. Vi ricordo il codice sconto senza trucco per avere il 10% di sconto entro il 25 maggio. Vi ricordo anche le fragranze nelle candele che vi profumano la casa. E vi ricordo anche, se sapessi dove l'ho messo, eccolo, il profumo per capelli, per averlo coordinato alla vostra fragranza. Ma non c'è di tutti i profumi. Io ho preso l'M40, che sostanzialmente è il Montale, mi scordo sempre il nome, Intense Café. E di questo ho ricomprato, perché mi piace un casino, anche il profumo. Quindi ho profumo che fa pandan con quello per i capelli. Quando esco la scia, ve lo straconsiglio. Profumo per capelli, tra l'altro è solo profumo, non c'è un silicone, cioè ha soltanto olio essenziale. Tutto quello che vedete qua sono semplicemente gli allergeni del profumo naturalmente presenti nella fragranza. È normale che ci siano, quindi ve lo straconsiglio, un profumo dall'inci pulito per i vostri capelli, davvero molto pulito. Quindi questo è quanto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato la fragranza che fa per voi o da regalare. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!